Piccolo paese della provincia di Palermo, che è Belmonte Mezzagna, che è un paesino veramente delizioso. L'occasione è un'occasione triste, per la verità, ho avuto modo di apprezzare la bellezza della facciata di questa chiesa madre, cui si accede attraverso una scalinata ripidissima. È un problema, cioè si fa attività fisica soltanto per andare in chiesa in quella cittadina, non solo le persone anziane che hanno qualche problema dire, alle gambe, alla deambulazione, come facciano a scalare, come dire, questa salita ripidissima. Però la facciata è meravigliosa perché c'è il contrasto tra il bianco dell'intonaco e soprattutto una pietra rossa, simile al tufo con cui vengono costruiti, alle pietre con cui vengono costruiti i templi di Agrigento. Questa scalinata veramente maestosa e magnifica. La chiesa dentro, per la verità, forse è rifatta da non molto, è meno bella che non l'esterno. E poi, oltre che questa, ci sono stato per la verità un'oretta, quindi non posso parlare di altri monumenti o di altri edifici. Un'altra cosa invece deliziosa e meravigliosa da segnalare è questa. Io sono andato, venendo da Catania, sono uscito a Villa Abate, ho imboccato la Palermo Agrigento, sono uscito a Misil Meri e poi ho fatto Misil Meri Belmonte. Il ritorno invece l'ho fatto percorrendo un'altra strada che io consiglio di fare a tutti, soprattutto a chi non la conosce. Ed è una strada che direttamente collega Belmonte Mezzagno con Palermo e, per essere precisi, con Ciaculli, questa frazione periferica di Palermo, cui si arriva, dove si arriva venendo da Belmonte, attraverso una strada panoramica meravigliosa, da cui si domina tutta la città di Palermo, il Monte Pellegrino, ma soprattutto poi si entra in una zona dove viene ancora coltivato il mandarino di Ciaculli, che è famoso. Questi agrumeti di mandarino sono coltivati, sono stati impiantati su colline e montagne, diciamo, ripidissime, e quindi si coltivano sui terrazzamenti che sono stati fatti. Gran parte di queste cose, ovviamente, di queste terrazze non possono ospitare trattori o altri mezzi agricoli, per cui non so se si usa ancora la zappa da quella parte, e si vede che per coltivarli il mandarino di Ciaculli ancora si vende e si vende bene. Ma percorrere questa strada a mezza costa, di questa scavata, diciamo, nella montagna, pochissimi chilometri, tra l'altro si accorcia moltissimo senza tornare via Misil Meri, è un'esperienza veramente molto bella.